mio rapporto con le opere d'arte è fisico e comunque materico ed è legato alla forza di un originale che è come una persona, un capolavoro, quando lo scopri ti parla, vive, vibra come una persona nuova che tu incontri. Sgarbi è un brand di successo che rappresenta due persone apparentemente diverse tra loro. Sto parlando di sua sorella Elisabetta Sgarbi, che però hanno una passione in comune che è quella per la cultura. Le faccio una domanda banale ma non troppo. Che cos'è la cultura per lei? La cultura è una parola molto ambigua e su cui si può dire qualunque cosa. Nel caso mio, la cultura da bambino, da ragazzo, era la cultura letteraria. Quando io ero ragazzo, la figura di mia madre, mio zio che era un grande letterato, le persone che frequentavano casa, ci hanno fatto avere un'altissima considerazione della letteratura e poco dopo nell'area bolognese dell'arte, quando io divenni allievo di Francesco Arcangeli. Per cui si è determinata un'idea di cultura come testimonianza di figure egregie, illustri. In tutto questo mia sorella ha vissuto le stesse esperienze mie, un po' più giovane di me, vedendo le stesse persone e rimanendo però in una dimensione più umbratile, per cui a un certo punto della sua vita ha pensato che doveva continuare l'attività dei suoi genitori, anche quello è un fatto culturale, quindi è diventata farmacista. Dopodiché, improvvisamente, ha capito che non era la sua strada. Gran parte di quello che lei ha fatto, l'ha fatto per affermarsi contro di me, ma non contro di me, per essere, cioè, una funzione molto stimolante, cioè per riuscire a essere all'altezza di suo fratello, fino al momento in cui a qualcuno che le ha detto molti anni fa al premio Strega, dove lei faceva la segreteria degli elettori, lei, la sorella di Sgarbi, ha risposto: no, è Vittorio che è mio fratello. Lei ha detto quando era studente e poi ha evocato la figura dei suoi genitori e della sua famiglia. Oggi si parla tanto di formazione, quindi io mi chiedo se va ritroso nel tempo. Come si diventa, ma soprattutto come si insegna a diventare Sgarbi e quale ruolo ha avuto la famiglia per lei? Beh, mia madre era molto competitiva, quindi voleva che io fossi sempre il primo. Mio padre era più mite. Credo che il rapporto tra un giovane e un maestro sia oggi una cosa molto difficile e rara. Uno dovrebbe, non so se posso dirlo qui al Ministero, evitare accuratamente di andare a scuola, perché rischia di contaminarsi e di ammalarsi e di imparare solo delle stupidaggini. E dovrebbe trovare dei maestri veri. Diciamo che la scuola punta soprattutto sulla tecnica e possiamo dire che la tecnica una volta era un mezzo, invece adesso è quasi uno strumento necessario al nostro tempo. Oggi domina l'economia, il calcolo si impone e annichilisce quasi l'emotività, quindi lei parlava di giovani. Come fare per recuperare le emozioni? Come cercare di avvicinare i giovani alla creatività? Vabbè, la creatività ce n'è fin troppa, cioè la creatività si manifesta non solo con la natura e l'istinto, e quindi con la vocazione, potremmo chiamarla. Un buon pittore può non usare più i pennelli e lavorare col computer, questo lo dubito, ma occorre che la sua intelligenza sia più forte della macchina per non essere sopraffatto. Questo però pone un grande problema. C'è stata tanta polemica anche con ChatGPT, con tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che possono, a partire da un testo, realizzare delle immagini. Lei crede che questa sia arte? Beh, non so se sia arte, quello che esiste però ci mette davanti a qualcosa che possiamo guardare con attenzione e ammirazione, nel senso che non possiamo porre, io ho evidentemente dei limiti della mia generazione, però sono pronto a riconoscere la bellezza di qualcosa che è fatta con strumenti che non conosco e quindi credo che la capacità di alcuni amici che hanno usato i video, che usano i computer, sia proprio la forza della loro intelligenza per dominare lo strumento. In generale, qual è il suo rapporto con l'arte di ieri e quella di oggi? Il mio rapporto con l'arte è annusarla, toccarla, avere un rapporto fisico, sessuale quasi con le opere d'arte. Essendo come persone, perché contengono l'anima, le opere d'arte sono delle presenze viventi, sono delle creature e in quanto creature tengono una parte dell'anima di chi le ha create e quindi tu puoi vederle non solo come le vedi in una riproduzione, ma vederle come persone che vivono e quindi toccarle, quindi la forza di un'opera d'arte nel suo essere una presenza vivente e questo ti mette davanti a lei con una confidenza o un rapporto che è come quello fra due persone. L'Italia possiede il più grande patrimonio culturale e artistico del mondo.
saremo in grado di utilizzare bene i fondi del PNRR per valorizzare questo patrimonio? Quando arrivano dei soldi, da un lato c'è la soddisfazione di poter fare qualcosa di buono, dall'altro lato c'è la necessità di spenderli talvolta senza economia. È meglio fare una cosa buona con pochi soldi che farne una sbagliata con molti, perché ormai ci siamo abituati a una specie di dilapidazione del denaro e quindi a una mancanza di controllo, una mancanza di capacità di economia. La spesa pubblica italiana per la cultura in rapporto al PIL è tra le più basse d'Europa. C'è qualcuno che ha detto che con la cultura, o meglio con l'arte, non si mangia, e lei più volte invece ha tentato di invertire questo racconto quasi superficiale. L'ha fatto anche agendo dall'interno, dal punto di vista istituzionale e politico. Questo vale per molta parte del cinema, del teatro, delle attività culturali che hanno bisogno di sostegno e quindi non producono, no, non danno da mangiare. Però invece uno scrittore di successo che è bravo mangia e stramangia, non so, Saramago o Coelho. Io per esempio ho fatto il sindaco in molti luoghi, Sutri, dove ho fatto il sindaco fino ad oggi, è un luogo in cui il turismo si è quadruplicato e tutto questo è venuto con la cultura. Tra le polemiche del nostro paese in ambito culturale c'è anche la questione relativa ai direttori stranieri di musei importanti. Crede che questo sia un valore aggiunto? Una forma di provincialismo che il governo Franceschini ha voluto dare per i teatri, i grandi teatri stabili, per i grandi musei, tutte cose che altrove non accadono, però non accadono in Francia, non accadono in Inghilterra, non accadono in Spagna, dove prima di tutto lo vuol dare lavoro ai propri studiosi, persone che hanno diretto teatri, che hanno diretto musei, quindi sì, poi puoi anche avere ogni tanto uno straniero quale viene in Italia, ma non che tu diventi l'unico paese, ma esistono forse le altre categorie, magistrati stranieri, prefetti stranieri, ambasciatori stranieri, esistono ministri stranieri, cioè se dovessimo applicare questo, è chiaro che nel mondo ci sono più persone capaci che non solo in Italia, perché le categorie apicali della classe dirigente e dei funzionari di Stato dovrebbero essere riservate ai cittadini italiani. Come fanno a coesistere il critico appassionato, colto e il personaggio televisivo che siamo abituati a vedere, spesso soggetto di polemiche anche piuttosto accese, che però insomma fanno schizzare tutti gli ascolti? Beh, vabbè, questo è stato un sistema Sgarbi che è scoppiato in televisione, ma mi comporto come se non ci fosse la telecamera. E quindi l'effetto imprevisto, l'effetto sorpresa caratterizza la mia estetica televisiva, che però è anche quella del primo intellettuale italiano, se la parola intellettuale si può usare, che poi è brutta, che è andato in televisione, non ce n'è prima uno. Secondo lei chi è l'artista contemporaneo più importante oggi in Italia o nel mondo e perché? Il più grande artista è Alexander Sokurov, il grande regista russo, che è riuscito a raccontare come fa il cinema, quindi con una sceneggiatura che consente di descrivere una condizione umana come in un libro e dare contemporaneamente le immagini. Il film è la pittura legata alla letteratura, sono le immagini che illustrano quello che è il racconto. Non saprei dire se in Italia oggi ci sia un regista o un artista. Probabilmente Sorrentino ha innovato sul piano estetico. Certo, molto viene dal cinema comunque, poi c'è anche un po' di letteratura e anche un po' di pittura. Però il problema è riuscire a stabilire un ponte fra il linguaggio che tu usi e chi segue la tua opera. E i pittori rimangono comunque una riserva chiusa, e anche gli scrittori, mentre il cinema parla a tutti, è un linguaggio universale. Qual è invece la città d'arte italiana che negli anni l'ha affascinata di più per offerta culturale, per fruizione e gestione del patrimonio artistico e culturale? Uno dei modelli d'avanguardia, nel senso di capacità di far diventare futuro il passato, è Santo Stefano di Sessanio, una realtà in Abruzzo dove un grande amico svedese ha preso tutte le case e ha recuperato il borgo attraverso quello che si chiama oggi albergo diffuso, ma che in realtà è la rianimazione di un luogo per l'artigianato, per il cibo, per il modo di vivere. È un luogo assoluto, case in un posto disperso in Abruzzo, non c'è il mare, non c'è la montagna, non c'è nulla, però lui ha ricreato un'idea di una vita antica che continua a vivere. Si può anticipare qual è il progetto più importante a cui sta lavorando? In questo momento a Rovereto ci sono la mostra di Giotto il Novecento, Klimt e l'arte italiana,
la mostra di Pirandello. Probabilmente ne aprirò una, credo, ad Ancona, su Rinascimento Adriatico. Ma certo questa è tra quelle a cui io credo potrò dare un impegno che identifica un'area che esiste ma che non è sufficientemente classificata. Se lei non fosse stato un critico ma un artista a 360 gradi, quindi un poeta, uno scrittore, un cantante, che artista sarebbe stato Vittorio Sgarbi? In qualche modo anche come critico sono un letterato o uno scrittore, cioè la mia pagina è, uno la legge e gli piace leggerla, insomma io produco piacere, la cosa di cui sono più felice, produrre piacere.